The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmands, ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. To make a change, just relax, take it easy. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. If you want, you can marry, look at me. Ristorante Gourmands, presso Hotel The Building, in via Montebello 126, Roma. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Roma Multiservizi S.P.A. da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato. Operiamo nelle scuole, negli asili, in aree verdi ed edifici con servizi di sanificazione, assistenza, pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Siamo l'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Contattaci sul sito romamultiservizi.it. Roma Multiservizi, la nostra professionalità al vostro servizio. Il presidente della Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, ha dichiarato: gli stanziamenti milionari previsti per la realizzazione degli obiettivi del PNRR e le ingenti risorse che affluiranno a Roma in vista del Giubileo rendono concreto il pericolo di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Una macchina burocratica lenta, farraginosa, è il principale terreno di coltura di tali pericoli. Presidente Corbucci, è così? Beh, diciamo che la situazione fortunatamente a Roma è molto migliorata rispetto al passato, quindi io sono molto più ottimista perché la macchina amministrativa sta migliorando nel concreto, sono entrati anche tanti dipendenti comunali in questo primo anno grazie al concorso pubblico che era stato bandito dalla scorsa amministrazione, molto preparati, quindi che sono anche in grado di gestire parte di queste risorse che arriveranno ovviamente sia per il grazie al PNRR, sia grazie anche al Giubileo, ma ovviamente grazie anche alla possibilità, diciamo, di gestirle insieme con il governo e con i poteri straordinari di cui è stato dotato il sindaco Roberto Gualtieri proprio per far andare bene questi grandi eventi. Però mi perdoni, c'è una fretta improvvisa per mettere a terra questi fondi del PNRR, perché improvvisamente ci si è accorti che dobbiamo mettere a terra ancora i 40 miliardi del periodo 2014-2020, gran parte dei soldi del PNRR, i soldi che ci spettano come terzo contributore europeo. Il tempo è poco, un po' di rischio c'è in realtà. Un po' di rischio c'è sempre in queste situazioni, soprattutto in un paese come il nostro che già ha difficoltà strutturali nello spendere i soldi comunitari quando arrivano, diciamo, alle regioni. Però è anche vero che proprio nell'ultimo anno abbiamo fatto tutte le amministrazioni, questo ovviamente non soltanto Roma, come sono in grado di poter gestire questi progetti, che sono in grado di poter gestire soprattutto quelli che sono le contrazioni che d'Europa. La sentiamo male. Nel frattempo presento gli ospiti e poi Carpano mi risponde anche lei, visto che è consigliere comunale, membro appunto della commissione mobilità
e commissione speciale PNRR, poi mi dice anche lei se c'è questo pericolo. Diamo il ben arrivato quindi a Francesco Carpano. Buonasera. Do il bentornato a Fabrizio Marrazzo, il portavoce del partito gay LGBT più, giusto? Bentornato anche a Daniele Nardi, responsabile Lazio Partito Gay LGBT più. Grazie, buonasera. E il bentornato anche ad Alessandro Ieva, capogruppo del Movimento 5 Stelle al 10° municipio. Carpano, grazie. C'è questo rischio? Perché in realtà noi un po' siamo preoccupati, perché qui dobbiamo spendere i soldi, c'è fretta, l'Italia è un paese burocratico, un paese poco organizzato, competenze ce ne sono, ma relativamente, sono tutti tuttologi, quindi improvvisamente sono tutti persone che hanno gli uffici a Bruxelles, sono tutte persone che riescono a mettere a terra i bandi europei, cosa che poi non è vera. Il rischio di infiltrazione, che soldi vadano dove non devono andare, c'è. Sì, il rischio c'è, come veniva ricordato, abbiamo a Roma Capitale, per quanto sia dell'opposizione, però creato un dipartimento del comune ad hoc che si chiama Dipartimento PNRR, è gestito da un bravo dirigente, quindi al quale va una responsabilità importante, però c'è un principio politico che dobbiamo far valere, cioè che non possiamo fermare gli interventi di riqualificazione, di rimessa in sesto dei nostri quartieri o delle nostre opere di trasporto pubblico perché c'è rischio che qualcuno rubi. Noi dobbiamo fare entrambe le cose, cioè evitare che ci siano questi fenomeni di malcostume e al tempo stesso però realizzare gli interventi, perché altrimenti con la paura che succeda qualche cosa noi fermiamo qualsiasi cosa e il paese non va avanti. No, chiaramente. Corbucci, presidente, sta finendo di risponderci, quindi un po' di rischio c'è, però giustamente poi bisogna andare avanti anche in modo celere. Assolutamente, sono d'accordissimo con il collega Carpano, noi dobbiamo andare avanti perché il paese deve poter utilizzare, soprattutto anche la nostra città, deve poter utilizzare queste risorse che sono ovviamente una boccata d'ossigeno importante per rilanciare la capitale, oggi diciamo sul giubileo e anche con i fondi appunto del PNRR, ma per arrivare poi anche all'obiettivo appunto dell'Expo del 2030, sono 10 anni molto importanti per Roma. Beh, sono 10 anni direi fondamentali. Marrazzo, che ne pensa? Poi ieri abbiamo parlato in modo abbastanza ampio ed esaustivo di problematiche serie che ci sono, soprattutto di problematiche di genere, no? Ieri abbiamo parlato di alcuni numeri, io voglio ricordarli. Secondo un sondaggio realizzato da Eurispes, nel 2022 la maggioranza degli italiani è a favore delle unioni civili, quasi il 70%, insomma sono numeri che diciamo più o meno ci siamo in media a quelli europei. Sul matrimonio egualitario il 61,3, mentre però solo il 48% è a favore dell'adozione congiunta da parte di coppie dello stesso sesso. Abbiamo parlato di questo, abbiamo visto opinioni differenti, lei ci ha detto ovviamente la sua, ed è un problema secondo lei che la politica lo sta affrontando nel modo giusto o l'ha proprio completamente accantonato? Direi purtroppo la politica l'ha abbastanza accantonato. Da un punto di vista di governo abbiamo visto che nella finanziaria le tematiche LGBT non sono state affatto affrontate in nessun modo. Ad esempio è stato rinnovato il finanziamento per i lavoratori, per giovani e donne. Il governo Draghi finalmente con un impeto di coraggio ha aggiunto dopo la nostra richiesta di anni anche le persone trans, anche se dobbiamo ricordare che l'anno scorso lo stesso governo Draghi non inserì le persone trans da noi richiesto, quest'anno le aveva inserite e purtroppo sono state tolte dalla maggioranza di centrodestra. In particolare le persone trans sono quelle che hanno la maggiore difficoltà a trovare lavoro, perché lì nel momento in cui si presentano e il datore di lavoro capisce che è una persona trans, il colloquio di lavoro non va avanti, così come abbiamo visto l'altro giorno dell'insegnante che finalmente il giudice ha determinato che era stata licenziata perché trans, allo stesso modo non vengono neanche assunte nel momento in cui si capisce. Per quello che riguarda poi diciamo i temi, PNRR può essere un elemento di grande rilancio. Noi nella passata campagna elettorale, dove come partito gay ci siamo candidati nel comune di Roma come indipendenti ma nel municipio decimo insieme ai 5 Stelle, avevamo messo all'interno del nostro progetto un progetto che purtroppo non vedo nell'attuale consigliatura e spero che si possa recuperare, perché PNRR che progetto era il progetto
progetto integra, che ha carattere sociale, che quindi va a prendere dei beni non utilizzati del comune o di enti pubblici, e questi beni vengono riconvertiti in attività di carattere produttivo. Vi faccio un esempio per tutti, è anche ambientale, quindi si prendono più temi. Molti di voi conosceranno Diseguale, che è una compagnia che è nata producendo vestiti dal riciclaggio dei vestiti, quindi dal riuso dei vestiti. E la stessa cosa si potrebbe fare in Italia, perché a noi le firme non ci mancano, le capacità sartoriali ce le abbiamo, utilizzando ad esempio donne vittime di violenza, persone LGBT o persone che comunque si trovano in situazioni di difficoltà, di esclusione sociale, che non trovano lavoro, formate, e si possono fare delle piccole aziende in questi luoghi che sono, diciamo, abbandonati, ma c'è anche un complesso abbandonato che però è centralissimo, che si trova a Testaccio. Durante la campagna elettorale i cittadini mi portarono a vederlo, e peraltro ci sono stati stanziati anche dei fondi che non si riescono a spendere per riconvertirlo. In più ci sono i fondi del PNRR. Quindi tutto questo sistema può essere utilizzato anche per portare lavoro, perché il pericolo qual è? È che vengono utilizzati questi soldi che si devono spendere, faremo delle grandissime e bellissime opere come abbiamo fatto anche in passato, come anche delle grandi infrastrutture, che però poi dopo, senza manutenzione e senza fondi, queste strutture poi non vanno avanti. Invece ci deve essere un percorso continuo, perché il PNRR deve risollevare quelle persone che hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro e in contemporanea dare servizi. Il problema ora... Però mi perdoni, io voglio fare una, diciamo, una parentesi abbastanza polemica, mi rivolgo un po' a tutti voi e a tutti gli amici a casa. Spesso e volentieri, soprattutto sui piccoli bandi, ma soprattutto sui bandi legati poi a cose sociali, poi non c'è controllo, c'è pochissimo controllo se poi vengono fatti bene, se non vengono fatti affatto, se vengono fatti a metà. Questo dipende, no, c'è una logica. Ad esempio, c'è poco controllo. Qual è la logica? C'è una logica, perché in realtà i piccoli bandi sono controllati al centesimo. I grandi bandi, che sono quelli del Ministero degli Interni, che riguarda la gestione dei migranti, come abbiamo visto lo scandalo di Somoro, ma tanti altri, poi in quel caso andrà verificato dalla Procura, ma comunque tutto quello che riguarda i migranti, non vengono, diciamo, controllati, perché lì c'è un pagamento che viene fatto per la vittima al giorno, senza controllare se effettivamente quei soldi che sono i 30 euro vengono spesi per quella persona. E quindi ovviamente lì c'era Carminati, che diceva che i migranti valevano più della droga, c'è stata Mafia Capitale, e dopo 5 anni troviamo ancora questo problema. Allora, nei piccoli bandi tu devi giustificare anche il centesimo che spendi con fatture, sì, bonifici. Però viene qualcuno a controllare se quel bando è stato fatto, se quell'iniziativa culturale è stata fatta? La mia domanda è molto precisa, io posso giustificare quello che voglio, però qualcuno che viene a vedere non c'è. No, per i piccoli bandi c'è il controllo. Per i grandi bandi, per assurdo, non c'è. Cioè, per il grande bando, vi faccio l'esempio, la piccola associazione che deve giustificare 5.000 euro, li giustifica al millimetro, deve portare le foto, tutte le prove che gli eventi e le attività sono state fatte. La grande azienda, che ad esempio ha gli appalti, che ne so, per metropolitane, per cose enormi, fa la fattura. Direttamente una fattura di milioni di euro che il comune deve pagare, quella fattura viene pagata a fronte del fatto che non vengono manco fatti con l'Audi. Corbucci, è così? Sì, sono d'accordo, sono molto d'accordo con Marazzo, perché sia per quanto riguarda i bandi della Regione Lazio, sia per quanto riguarda i bandi dell'amministrazione comunale, c'è un controllo sia a monte, cioè prima, quando vengono ovviamente valutati i progetti, quindi un controllo molto importante rispetto a quella che sarà la programmazione, sia poi ovviamente nell'esito, perché spessissimo questi bandi prevedono una larga parte che deve essere anticipata dalle associazioni che poi devono svolgere questi eventi. Quindi ovviamente c'è un controllo poi reale, perché come diceva giustamente Marrazzo, poi bisogna portare il materiale fotografico, bisogna portare il materiale comunicativo, spessissimo bisogna addirittura farsi approvare prima il materiale comunicativo dalla regione e dal comune. Quindi io penso che sulle amministrazioni siamo molto migliorati in questi ultimi 10 anni, anche perché ovviamente la gestione delle risorse è anche un po' diminuita, questo va detto, mentre invece c'è molto poco controllo per i bandi di grandi dimensioni. Bene, almeno su questo siete d'accordo. Ieva, che ne pensa? Io penso innanzitutto che l'amministrazione, in particolare quella capitolina, abbia persone preparate, persone che sono in grado di poter gestire anche grandi bandi. È chiaro che laddove ci sono dei finanziamenti importanti, ma a prescindere dal PNRR, in generale, in qualsiasi bando, c'è un rischio di infiltrazione, di contaminazione della malavita.
E su questo entra in supporto comunque una serie di controlli come l'antipantouflage, come e sono sufficienti secondo lei? È chiaro che sono controlli che devono comunque limitare il rischio. Il rischio lo possiamo sempre avere, il rischio c'è sempre. Di fatto, soprattutto anche sui servizi, quindi il titolo 1 del bilancio che va speso entro l'anno, quindi una spesa corrente con chiaro, prestazione resa, anche lì, però questo è successivo al bando, quindi nel momento in cui l'appalto è stato aggiudicato. Però è chiaro anche che nel momento in cui tu fai un bando esistono anche delle modalità, sotto soglia, sopra soglia, che tipo di bando è, se è un bando europeo, se è ad invito, quindi sono varie possibilità di svolgere dei bandi, però a prescindere vanno chieste delle garanzie su questo. Credo che si possa sicuramente sempre migliorare. Vabbè, quello indubbiamente, però soprattutto gli strumenti attuali ti consentono sicuramente di avere un ce lo auguriamo. Io non ne sono convinto al 100%, ma ce ne auguriamo. Allora, Daniele Nardi, che ne pensa? Ma sicuramente mi appoggio ovviamente a Fabrizio, che è ingegnere, e in questo è il massimo per me, veramente va a analizzare le questioni fino al capello. Però devo dire che io vivo più da utente e quindi vedo tutta una serie di cose che non vanno avanti, o comunque se vanno avanti poi non vengono controllate. Ci sono una burocrazia che stronca la nascita o rende la vita impossibile, specialmente alle piccole imprese o ai piccoli che cercano di andare avanti. Già col discorso del lockdown molte persone si sono indebitate per poter andare avanti. Chiaro. Quindi in tutte queste situazioni indubbiamente che ci debba essere controllo, sicuramente, ma deve esserci una burocrazia molto più snella. Addirittura è importante che queste piccole ditte, queste persone vengano accompagnati da coloro che devono controllarli, non gambizzati, ma bensì accompagnati a risolvere le problematiche che man mano hanno e portare avanti tutta una serie di piccole iniziative che sono invece importanti per la comunità, perché tante volte una piccola iniziativa è quella, o una struttura o comunque un progetto, è importante per quel quartiere, per quella realtà. Poi ci sono le grandi opere che giustamente servono anche quelle, ma serve comunque una burocrazia snella o sicuramente un controllo, soprattutto per le più grandi, visto come giustamente ha detto Fabrizio, non c'è questo controllo e hanno confermato, perché i piccoli comunque vengono massacrati e controllati e non aiutati. Vengono loro tarpate le ali, mentre nelle grandi situazioni fanno come gli pare, è lì che ci sono le infiltrazioni, e non lo dico io, i fatti lo hanno dimostrato. Chiaro. Quindi assolutamente il controllo ci deve essere una burocrazia snella e non ottusa, e un aiuto di percorso invece proprio per le piccole iniziative, per le piccole società, per i piccoli che portano avanti quelle strutture che poi sono fondamentali per un andamento snello, prolifico e vantaggioso per l'economia anche di una città come Roma, che è una città meravigliosa. Mi perdono, a proposito di economia, Corbucci a seguire Carpano, abbiamo iniziato parlando delle grandi opportunità della nostra meravigliosa Roma, quindi quest'anno un evento importante a seguire, Giubileo, Expo 2033, un susseguirsi di eventi molto, molto importanti che potrebbero ridare il giusto lustro alla nostra città. Dico potrebbero perché poi bisogna farsi trovare preparati, e questa è la cosa che in qualche modo ci solletica il palato, perché i tempi sono molto rapidi e quindi bisogna correre. Allora, a domanda e risposta, così facciamo una cosa molto semplice. Tra i temi sempre caldi c'è il problema rifiuti. A oggi, Corbucci a seguire Carpano, Roma è sporca, e questo dobbiamo dirlo, cioè siamo in una città che è zozza, purtroppo è la verità, bisogna dirlo. Però sono usciti come dal cilindro magico, no? Come da un bel film, da un bel cartone, i primi cassonetti intelligenti sono arrivati a Roma lo scorso dicembre.
cosa sono, ne verranno posizionati dei nuovi e poi per quanto riguarda questo termovalorizzatore di cui tutti si riempiono la bocca da più o meno un anno e mezzo, che succede? Quando si comincia? Perché se le cose non si iniziano poi non si finiscono, Presidente Corbucci. Allora no, parto dal termovalorizzatore, le cose diciamo sono già ampiamente cominciate fortunatamente perché grazie ai poteri straordinari che ha avuto il sindaco Gualtieri sono già state emanate due ordinanze importanti che sono quelle che servono fondamentali per poter fare il termovalorizzatore, che sono ovviamente quella di far partire la gara per appunto costruire realisticamente il termovalorizzatore entro il 2026, ha detto il sindaco, è stata già individuata l'area di Santa Palomba, quindi anche l'area è stata già individuata, ricordiamo quanti mesi di balletti ci aveva messo la Raggi anche soltanto per immaginare e ipotizzare un'area, sarà un termovalorizzatore pubblico, ci consentirà di chiudere il ciclo dei rifiuti, di non far guadagnare la mafia come le mafie diciamo romane, come avviene oggi sui rifiuti, e di non portare i rifiuti in giro per il resto d'Italia a spese dei romani. Quindi il termovalorizzatore è diciamo come dire l'obiettivo entro il 2026 che serve per risolvere la questione dei rifiuti una volta per tutte e per trasformarlo, come avviene in tante altre grandi regioni d'Italia, dalla Campania alla Lombardia, da un problema a una diciamo ricchezza, perché poi il termovalorizzatore c'è energia ovviamente che viene prodotta. Oggi la città è sicuramente ancora non pulita come noi vorremmo, però prendo le parole di Giuliano Ferrara che in un articolo sul Foglio ha proprio raccontato la sua esperienza di Roma, ad esempio a Testaccio, dicendo e raccontando, guardate che però se ci ricordiamo un anno fa dove ogni cassonetto in ogni quartiere della città era una discarica, così come anche un piccolo parco pubblico era una discarica, a un anno di distanza ci sono quartieri che sono migliorati, sicuramente le strade sono un po' più pulite, sicuramente i cassonetti sono un po' meno sporchi, arrivano anche i cassonetti nuovi perché finalmente... Che sono questi cassonetti intelligenti? Sono dei cassonetti che saranno dotati anche di sensori e che saranno quindi in grado di dire all'ama, di comunicare all'ama quando il cassonetto si sta per riempire, quindi è logico che venga svuotato, che è una roba ovviamente semplicissima oggi da poter fare in termini di innovazione tecnologica e di sviluppo tecnologico, ma che consentirà ad un'azienda come Ama, che è l'azienda dei rifiuti più in difficoltà di tutte le grandi città, perché Roma purtroppo si estende in grandezza e in lunghezza rispetto a tutte le altre grandi città per molti e molti chilometri, e quindi anche gestire la raccolta è molto complesso, e quindi questo aiuterà, perché la parte tecnologica aiuterà a gestire meglio quelli che oggi sono ovviamente... Perfetto. Carpano, mi perdoni, mi vengo a lei, però ha citato la Raggi, quindi non posso non chiedere il pensiero di Eva, che ne pensa? Perché qui, ascoltavo... Da quello che sembra, da come avete governato voi... Perché a parte i cassonetti intelligenti nascono da un progetto dell'ex assessore all'ambiente Pinuccia Montanari con il dirigente Lama Bagnagani. Quindi è un progetto che nasce da voi? È un progetto che nasce sotto la giunta Raggi. È così, Corbucci? Ma assolutamente. Non è, chiaramente, temporalmente nasce anche grazie a Faia Marzano che si occupava di... Nasce da un piano... Poi la Raggi ha mandato via perché era troppo brava. Nasce da un piano rifiuti con degli investimenti importanti che invece che il sindaco Gualtieri vada verso un impianto anagronistico del termovalorizzatore, poi chiamiamolo inceneritore perché è un po' a confondere le idee ai cittadini, stiamo parlando di impianti che l'Europa neanche finanzia, che sono vengono dopo il riuso, il riciclo, la riduzione dei rifiuti e parliamo solo alla fine. Perfetto, allora, ovviamente... mi perdoni la domanda per capire. Allora facciamo conto che è un impianto che da quello che ci ha detto il presidente Corbucci entra in campo nel 2025, 2026, 2027, perché qui di mese in mese si sposta la data in cui verrà questo per spirito giornalistico va detto, no? Perché prima era assolutamente da mettere a terra per il giubileo, adesso è 2026, vedremo. Comunque è una soluzione, perché Roma ha bisogno di una soluzione. Lei mi sta dicendo che è una soluzione che quando verrà messa in campo, quando, punto interrogativo, sarà già vecchia.
Qual è la proposta alternativa, però? Perché qui a criticare sono tutti bravi. La proposta qual è? Allora, guardi, intanto dubito che il termovalorizzatore inceneritore venga realizzato, ma ho forti dubbi. Però questo. La mia domanda è precisa. Io sto dicendo quale proposta? Io vengo a lei. Roma Capitale produce 1.700.000 tonnellate l'anno di rifiuti. Ora, se noi non spingiamo verso la differenziata invece che bruciare i rifiuti come ci impone l'Europa, è chiaro che c'è un problema di fondo. Cioè, stiamo parlando di un'idea di gestione dei rifiuti che non è quella che stanno adottando tutte le principali città europee. Ora, differenziata come? Differenziata come? Me la spieghi la come? La raccolta differenziata... Come facciamo? Guarda, le faccio un esempio... Mi faccia capire. Le faccio un esempio nel mio municipio. Che qui andiamo avanti a slogan, le persone a casa non capiscono. Guardi, le faccio un esempio nel mio municipio. Con la Raggi siamo partiti con l'estensione del porta a porta su tutto il territorio. Quindi voi fate porta a porta, ok. Ha iniziato, devo dirlo, Marino. Dopodiché noi abbiamo fatto l'estensione totale nel 10° municipio. Mentre Roma soffriva della raccolta di rifiuti, il 10° municipio arrivava al 70% di raccolta differenziata. Io ci vengo a vederlo, i cassonetti per verificare, li abbiamo rimossi. Lo faccio presente. Cassonetti stradali nell'entroterra sono stati rimossi. Ad Ostia, perché non si potevano mettere carrellati, perché i condomini non lo permettevano, per proprio una questione di urbanizzazione. La raccolta differenziata funziona. La raccolta differenziata ha effetti positivi, tant'è che... Bene, andiamo oltre. Questi rifiuti assolutamente poi... Raccolta differenziata, va bene, mi vedete d'accordo. Guarda, tutti sbocchi, questi rifiuti poi... Gli sbocchi sono gli stessi che sta... Scusi? Gli sbocchi, nel senso del i rifiuti raccolti rispetto a un trattamento di tritovagliatura vengono separati e poi mandati... in giro per l'Italia o nelle discariche, nei trattamenti, nei secondi livello di trattamento, il tema oggi è che noi a Roma abbiamo lasciato a questa amministrazione 300 milioni di euro subito pronti per il piano industriale, già disponibili, quando potrebbero tranquillamente prevedere interventi completamente diversi. Addirittura parliamo dell'inceneritore da 600 tonnellate l'anno, con l'aumento del tariffario regionale andiamo a sbattere 1 milione d'euro per la realizzazione, ma io credo che sarà così. Ci sono strumenti, impianti, ad esempio di ossicombustione, dove in sostanza rispetto al termovalorizzatore brucia, in realtà crea una bolla di calore a più alte temperature, quindi non ha il rilascio delle tossine come ce l'ha il termovalorizzatore, che la parte, quella non più trattabile va in discarica, come vanno in discarica i filtri. Corbuccio, è possibile questo e poi carpano? Io sono sconcertato perché il consigliere Ieva, purtroppo non lo conosco, però si dimentica di dire che noi abbiamo trovato AMA senza nemmeno i bilanci approvati dal vecchio management, altro che risorse lasciate. 800 milioni di buco aveva AMA, bilanci falsi, AMA faceva bilanci falsi. Aveva approvato i bilanci. Dopodiché una cosa ancora più grave, io chiedo al consigliere Ieva di specificare meglio cosa intende quando dice che il termovalorizzatore non verrà fatto, perché oggi chi non vuole il termovalorizzatore sono quelli che danno fuoco agli impianti del TMB, a Malagrotta, quello che ha dato fuoco al salario, cioè c'è chi non vuole il termovalorizzatore perché c'è chi non vuole chiudere il ciclo dei rifiuti e non vuole un termovalorizzatore pubblico, purtroppo di solito è la criminalità organizzata, quindi cosa intende il collega? Chiudiamo il ciclo dei rifiuti con il termovalorizzatore, complimenti. Perché chiudiamo il ciclo dei rifiuti con il termovalorizzatore. Cioè il potere del sindaco sono poteri commissariali, quindi lo potrà fare anche senza bisogno né della Regione Lazio né dell'Assemblea Capitolina. Assolutamente, sta andando verso un concetto anacronistico della gestione dei rifiuti. Però è un altro concetto. Lei, fra
non lo farà e fare una cosa, guardi, che secondo lei è obsoleta, è un concetto diverso. Guarda, però è una mia opinione, è una mia opinione sui tempi. Vabbè, perché, ognuno è libero di avere le sue opinioni. Assolutamente, perché prima la gestione dei rifiuti addirittura non era neanche previsto questo impianto di termovalorizzazione. Comunque voi nel vostro municipio state facendo questa sorta di esperimento che funziona, verificheremo. Funziona assolutamente, quindi l'obiettivo deve essere l'estensione del porta a porta. Assolutamente, dobbiamo insegnare alle persone come si differenzia, come si riduce il rifiuto. Il rifiuto può essere venduto e non bruciato, quindi diciamo abbiamo dei concetti di visione diversa. Vabbè, è che avete della visione diversa, questo lo capivamo, a questo se punto. No andavate insieme in campagna elettorale. Carpano? Sì, allora, ma per tenere una città pulita non serve la scienza termonucleare, servono due cose: una società che raccolga rifiuti e gli impianti dove mandarli. Ora, negli ultimi 5 anni con la Raggi non ho visto nessuna delle due cose, tant'è che le urne anche hanno dato un risultato molto netto. Oggi con Gualtieri vedo che sul termovalorizzatore si sta facendo qualcosa, siamo felici perché in campagna elettorale era contrario, perché il PD in Regione Lazio non ha mai previsto questo tipo di impianti, ma quello che manca è sulla società, cioè su AMA. AMA ha bisogno di una rivoluzione, perché non basta avere un termovalorizzatore dove portare i rifiuti e pensare che la città starà pulita. Soprattutto ci vuole il terzo ingrediente, un po' di serietà. Io ricordo quando il sindaco si insediò che disse Roma pulita entro Natale, era ottobre-novembre 2021, Roma non fu pulita entro Natale. Però poi... mi perdoni, mi faccia spezzare una lancia, non nei confronti del sindaco, ma nei confronti un po' della politica in generale. Sì. La politica in generale in campagna elettorale, mi perdoni, il 50% delle cose che dice poi non le fa. Tutti. Questa è la credibilità. Però è così. Però non possiamo pensare. Non possiamo. Non, un po' è così. Però io purtroppo. Però il cittadino vota sulla base di quello che le persone dicono. Se una persona dice una cosa e poi fa la metà di quello che dice, sta prendendo in giro tutti. Sì. Quindi sarebbe molto meglio, molto più opportuno. Però voi siete alleati con Renzi, che non doveva più fare politica, quell'altro. Sottoscrivo. Lasciamo perdere, perché potremmo. No. Ognuno c'ha delle cose che non ha potuto fare, tutti i partiti trasversalmente. Veniamo di l'argomento, quindi. Però che no, una andiamo cosa sulla serietà. Guardi, io sono rimasto al sindaco che diceva che in 2 anni Roma era pulita come un borgo del Trentino. Quello me lo ricordo anche esatto io. Oggi invece ho letto il comunicato del sindaco che dice guardate, ci vuole tempo, ci vogliono 5 anni. Allora bisogna avere questi 3 ingredienti: impianti, azienda che funziona e serietà. Mi sembra che con Gualtieri abbiamo una cosa su 3, con Raggi non avevamo nessuna. Quello che io ripeto da tempo come azione è quello che serve. Serve a una rivoluzione dentro, cioè, se per esempio c'era Calenda, invece erano 3 su 3, secondo lei? No, una domanda. Io penso che noi non avremmo detto che Roma sarebbe stata pulita in 2 anni. Noi avremmo detto che o AMA ritorna sul territorio con più spazzini, con un sistema rivoluzionario di ingegnerizzazione del sistema di raccolta, oppure la città rimane sporca. Questo avremmo fatto. E avremmo fatto ovviamente il termovalorizzatore. Fortunatamente è arrivato il governo che ha dato poteri speciali al comune, perché altrimenti restava con il piano rifiuti della regione che non prevedeva nessun inceneritore e non avremmo potuto fare il termovalorizzatore. Questo è. Poi appunto sul passato io penso che abbiamo già dato. Con l'esperienza Raggi non è cresciuta la differenziata, se non pochissimo, non sono stati fatti impianti. Cioè, si vuole fare del bene all'ambiente? Io sono il primo a volerlo. Bisogna fare gli investimenti, perché altrimenti portiamo rifiuti all'estero con dei costi economici, con dei costi ambientali. Ricordo che, senza andare tanto lontano, che città come Milano ha 20 punti percentuali in più di differenziata, ma c'è un termovalorizzatore nel suo confine. Sì. Quindi questo binomio, che avere un termovalorizzatore riduce la differenziata, nei fatti è falso. Quindi io vorrei che voi faceste un po' gli interessi di Roma. Invece fino ad oggi questa cosa, a voi piace dire vi prometto il loro senza però fare quello che serve per promettere quello loro. Ma voi chi calcolo fate tutti? No, io faccio il riferimento al Movimento 5 Stelle. Allora Marrazzo, prego, facciamo fare Marrazzo per cortesia, uno per volta. Quello che manca è anche quello di fare un'analisi di quello che c'è. Ad esempio a Roma esistono già dei termovalorizzatori che sono in disuso da qualche anno, che erano quelli utilizzati ad esempio per il trattamento dei medicinali. Questi termovalorizzatori in un anno potrebbero essere riutilizzati, potrebbero essere con un nuovo sistema di filtraggio e hanno anche una dotazione minima, ma nel frattempo si deve lavorare, come diceva Ieva, sulla la differenziata, che invece purtroppo
ancora non va avanti, molto spesso viene anche differenziato male, utilizzando, vanno bene i cassonetti elettronici, ma servono quelli più moderni, perché negli anni 90... Quindi più moderni che vuol dire? Adesso ve lo spiego, negli anni 90, inizio anni 2000, i cassonetti elettronici in Irlanda prevedevano che tu per aprire il cassonetto dovevi avere la spazzatura tracciata, perché tu la differenziata la fai bene solo se hai la spazzatura tracciata. Cosa significa? Che tu hai i sacchetti dove c'è un codice a barre che dice che è tuo. Quindi quando il cassonetto si apre solo se c'è il codice a barre, una volta che si è aperto il codice a barre io inserisco la busta e quella busta fa un percorso. Se in quella busta la differenziata è fatta male, tu sei sanzionato. Quindi il cittadino poi impara a fare bene la differenziata. Quindi dobbiamo andare verso nuove tecnologie. Invece quei famosi distributori che sono in alcuni paesi europei meravigliosi, dove se tu compri vetro o plastica paghi un pochino di più, e poi li però puoi portare, esatto. Inserisci il vetro, la plastica, esatto, nei contenitori e ti restituiscono un po' di soldi. Sì, questa ad esempio è una tecnica che viene fatta in Germania, che viene utilizzata molto in Germania, che sicuramente produce dei risultati, però per un sistema limitato. Poi l'altro elemento è che manca e che deve essere attuato sia come leggi regionali, ma col PNRR, ma anche dal Comune di Roma, è tutta la questione del packaging. Noi non possiamo avere degli imballaggi eccessivi, tutto quello va ridotto. Quindi se non ci sono delle normative che impongono di ridurre gli imballaggi, noi ci troviamo, ma basta vedere a Natale cosa succede, che sembra che sia straordinario, ci troviamo degli imballaggi che sono più dei regali che poi andiamo ad utilizzare. Quindi mi ha detto che abbiamo degli impianti piccolini che in questo, sì, momento non vengono usati. Che non vengono utilizzati. Corbucci, è così e perché? Allora, innanzitutto diciamo noi stiamo confondendo due cose diciamo abbastanza importanti. Il termovalorizzatore che si farà sarà un termovalorizzatore nuovo con le nuove tecnologie che sono state fatte, simile per capirci a quello di Copenaghen, che comunque c'ha già qualche anno, quindi che avrà la possibilità ovviamente di essere pubblico, perché questo è l'altro elemento fondamentale a gestione ovviamente diciamo fatto dal pubblico, e in più la sicurezza, visto che ho sentito anche mettere in discussione la questione della sicurezza, di essere degli impianti che sono molto più sicuri e molto meno invasivi di quelli che sono stati fino all'altro ieri, anzi fino a oggi, perché noi a oggi ancora portiamo nel trattamento meccanizzato biologico di Malagrotta, quello che per capirci è andato a fuoco Malagrotta diciamo qualche mese fa, oppure quello che era del Salario. Quindi chi parla oggi di impianti e diciamo demonizza il termovalorizzatore non fa un favore ai cittadini romani, anche perché bisogna raccontare ai cittadini che gli termovalorizzatori ci sono in tutta Italia. A Milano non è che ce n'è uno, in Lombardia ce ne sono 12. In Campania, a Napoli, ha risolto il problema dei rifiuti. Vi ricordate i rifiuti a Napoli in mezzo alle strade che gli davano fuoco con l'esercito? Ecco, Napoli non ha più quella situazione perché ha fatto il termovalorizzatore. Allora, chi ha governato e amministrato questa città per 5 anni dovrebbe chiedere scusa sui rifiuti, al fatto di averci ridotto nella situazione in cui siamo oggi di emergenza, per cui appena c'è un problema perché una regione o una città decide di non accogliere i nostri rifiuti che vanno nei loro termovalorizzatori e quindi generano ricchezza, noi abbiamo una difficoltà nella raccolta. Almeno chiedere scusa ai cittadini e lasciar lavorare non è possibile sentire parole del genere. Non è possibile sentire parole del genere, assolutamente. Scusa a chi? Destra e sinistra che hanno amministrato questa città e hanno portato a Mafia Capitale. Roma Capitale viene rigistita nuovamente sotto una visione diversa, fai un percorso, Ama non aveva addirittura i bilanci approvati, falsi erano, la Raggi è stata costretta a portarli in tribunale i bilanci, queste cose ve le dimenticate. Ve li dimenticare queste cose. Non è possibile pensare al termovalorizzatore che salva tutto. 40 milioni a impianto? Un impianto di ossicombustione che può essere messo a valle di un TMB rigenerando gli attuali, vai a chiudere il ciclo dei rifiuti. Scusi, questo potrebbe essere fatto. In quale altre grande città italiana c'è un impianto di questo tipo? Grande città italiana. Allora, è una fase di sperimentazione. No, attenzione. Allora, se noi torniamo indietro, Corbucci, un attimo, cosa, per favore. Non è pensabile, no? Cioè, scusa, io sento dire dovete chiedere scusa ai cittadini. No, è vero, dovete chiedere scusa. Ma che cosa Roma dobbiamo chiedere scusa ai cittadini? Ma di che stiamo parlando? Ma vogliamo parlare comunicativamente, parlando appunto su questa città che improvvisamente sono spariti i cinghiali? Vogliamo dirle queste cose? Tutti i giorni era vessata la Raggi. Io ricordo come entrata massacrata perché aver detto no per le Olimpiadi, con una città a pezzi. Però Expo sì. Ma ci stiamo rendendo conto?
Non era pronta Roma in quella fase. Roma non sui era pronta. Non avete hai fatto ripreso niente. Ha in mano guardi, una situazione questo, degradata. Le posso e dire una cosa? Lei sta ancora parlando del passato di questa città. Ora io basta, sto parlando è finito. Di una situazione ormai che può il passato andare è chiuso, vi hanno mandato a casa nelle urne e non se ne parla più. Ora bisogna parlare del futuro. Lei per il futuro di questa città sta proponendo un impianto che non sta neanche in un comune da 50.000 abitanti. Per cui lo dico io ai cittadini, che ci sono non nuove è una cosa sostenibile e sicura per questa adottare. Città. Per cui prendiamo quello che viene fatto nelle altre città. Copiamolo e facciamolo a Roma. Però, direttore, mi faccio dire una cosa: non è pensabile che la soluzione per i prossimi 5 anni sia aspettiamo il termovalorizzatore. Che facciamo i prossimi 5 anni? Cioè, voi l'avete visto a Natale? Questa il è una dramma, buona domanda, per esempio. Il dramma della raccolta sui cassonetti è stato un dramma. Perché? Perché Ama, perché Ama non ha una buona gestione. Posso terminare questo passaggio? Ama ha un cattivo rapporto con i suoi fornitori. Cioè, i fornitori di Ama sono quei soggetti privati che prendono i rifiuti e li portano dove gli pare. Ora, è successo che un contratto con questi fornitori è saltato a Natale, perché ci doveva essere un rinnovo che non c'è stato per il 2023, e la città è entrata in crisi. Io mi ricordo il 26 mattina camminavo col mio cane e c'era una cosa impensabile. Per cui io dico al sindaco Gualtieri e al collega Corbucci, voi in questi 5 anni dove aspettiamo l'impianto dovete rivoluzionarla da capo a 12 questa, dalla testa ai piedi questa azienda, perché non possiamo pensare che i romani aspettino il termovalorizzatore affogando nei rifiuti. Questa è una missione fondamentale per la città. Bene, allora Daniele Nardi, il tuo pensiero riguardo, che qui avevamo parlato di tante cose, ognuno c'ha la sua. Io a questo punto ho fatto parlare l'ingegnere che ovviamente ne sa molto più di me. Io parlo da normale cittadino, ovvio. Che tutti i giorni, allora io quando esco con la differenziata fatta con tutto il cuore, che è un lavoro, cioè, guarda, vado... posso una cosa? È un lavoro, sì, però l'ho è fatto un lavoro, con amore. È un lavoro, esatto, se uno poi comincia a farla è funzionale. No, a casa nostra abbiamo tutte le nostre bustine, ci andiamo a consultare nel dubbio, ma allora... Noi usciamo, il dramma, io lo chiamo il giro delle sette chiese, il famoso pellegrinaggio, perché ogni volta dove che io butto vado, il vetro, quello... Dove butto? Poi io avendo tempo, perché avendo 66 anni... non lavorando più posso avere il tempo di farmi il giro delle sette chiese e qualche volta mi porto anche di nuovo a casa. Io capisco le persone che vanno di corsa, che a un certo punto non sanno dove buttarlo e lo lasciano lì. Non li voglio giustificare, però li posso capire. Ma è veramente, l'altro giorno c'era l'umido che è stato, io al sesto cassonetto sono riuscito a buttare il l'umido con una puzza allucinante. Devo ringraziare il comune per questo. Sì. Ma non è una cosa di adesso. Io sono quasi 35 anni che abito nel quartiere di San Giovanni, quindi non sto in periferia, che queste cose si susseguono. Chiaro. Quindi non è una questione della precedente amministrazione, perché bisogna anche vedere che cosa hanno trovato e come si sono dovuti relazionare con ciò che era già esistente. Cioè, lei sta dicendo io parlo cosa... di una cosa che sistematicamente da 35 anni, vedo ogni anno, compreso il 26 di dicembre, vedo sempre le stesse cose, peggiorate adesso dal discorso dell'umido, che è quello veramente d'estate, diventa estremamente pericoloso con cassonetti che camminano da soli. Quindi io mi pongo il problema che la gente sicuramente va aiutata a capire come viene fatto il riciclo. Le isole ecologiche, e non è da adesso ma da tanti anni, ogni volta che ci vai è praticamente un terno all'otto per riuscire a portare le cose. Belle le iniziative che sono state fatte, soprattutto nel periodo che c'era la Raggi, che facevano le domeniche ecologiche dove uno poteva portare in una piazza di Roma, in un quartiere, tutte quelle cose che poi nelle isole ecologiche non riusciva a portare. Ha avuto un successo enorme. Io stesso ho portato vagoni di roba e queste sono cose che vengono in incontro al cittadino, che impara l'amore del riciclo, impara l'importanza del riciclo, impara a farlo, ma soprattutto impara ad amare la propria città. Poi se viene si sente abbandonato, è chiaro che alla fine dice vabbè, ma io lo butto lì, ma che mi importa? Cioè è piano piano. Poi il termovalorizzatore, sono d'accordo con quello che hanno detto, non serve in questo momento, serve un riciclo, un riuso e un'educazione del cittadino che può iniziare dalle scuole. Io faccio un esempio. La devo chiudere, mi perdoni. Guarda, mi trova molto, molto... Sì, sì. Allora, vorrei chiudere semplicemente con qualcosa, perché sono assolutamente d'accordo con quello che Daniele Nardi ci ha appena comunicato, ossia parliamo di tante belle cose. Ognuno ha le sue idee politiche, no? Termovalorizzatore sì,
no, meglio quello, meglio quell'altro, io faccio la differenziata e funziona. In alcuni piccoli paesi tipo Terracina funziona perfettamente, questo lo voglio dire. Roma sicuramente ha bisogno di un qualcosa di drastico e di funzionale, perché la città, se no, non sarà mai la città degna e più bella del mondo, quindi qualcosa, almeno ci stanno provando nelle diversità. Però su una cosa è fondamentale, la politica, lo so che siamo in campagna elettorale, io mi auguro che dopo la campagna elettorale parli anche di educazione, quello che ha detto lei, dei cittadini. Bisogna che i cittadini siano educati, quanto è importante fare un tipo di differenziata, quanto è importante buttare una cosa qui rispetto a là, perché se io butto una cosa in un contenitore, quel contenitore non si può utilizzare, cioè faccio un danno alla comunità, e questo è qualcosa che andrebbe quantomeno promosso, oltre a, diciamo, tanti belli appelli. Poi vedremo quello che succederà, noi ci auguriamo comunque che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e soprattutto di fronte a questi eventi così importanti, Roma sarà bella, pronta, pulita, efficiente, con un milione di alberi, quello che ci dicono. Speriamo, preghiamo. A domani. Ciao ciao. Roma Multiservizi S.p.A. da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato. Operiamo nelle scuole, negli asili, in aree verdi ed edifici con servizi di sanificazione, assistenza, pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Siamo un'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Contattaci sul sito romamultiservizi.it. Roma Multiservizi, la nostra professionalità al vostro servizio. The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmands. Ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. If you want, you can marry, look at me. Ristorante Gourmands, presso Hotel The Building, in via Montebello 126, Roma. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same.